Straordinaria questa palla magica e straordinaria Vienna che è riuscita in un paio di minuti a divertirci e a farci capire quanto sia importante usare questo prodotto. Quindi amici telespettatori, telefonate subito al numero che avete visto qualche attimo fa, prenotate questa palla che costa pochissimo e vi assicuro che d'ora in poi avrete un bucato veramente pulito, un bucato che non sarà aggredito dai detersivi, ma soprattutto non sarà aggredito il vostro bilancio economico grazie a questa palla magica. Passeremo ora. Passeremo ora a parlare di energia alternativa, argomento del quale se ne parla da tanto tempo, se ne parla tantissimo, ma se ne parla in maniera non eccessivamente corretta, perché è opinione diffusa che i sistemi di sfruttamento di energia solare, quindi i pannelli solari, abbiano un costo piuttosto alto, non sostenibile da tutti. Beh, è questo un errore veramente grande che deriva da una informazione assolutamente sbagliata. Oggi, con l'avvento delle lampade LED, il problema ha assunto una dimensione assolutamente diversa. Oggi, insomma, un impianto di illuminazione ad energia solare è veramente alla portata di tutti. Noi della redazione di questa trasmissione ci siamo spostati a Torino, abbiamo incontrato l'ingegnere Andrea Limonciello, che è titolare, direttore, responsabile della Simar Shop, un'azienda che si è specializzata nello sfruttamento dell'energia solare, e guardate che cosa siamo riusciti a capire. Il pannello che ora stiamo inquadrando sembrerebbe un comune pannello, anzi è un comune pannello solare, un pannello solare di pochi watt, inferiori a 100, un pannello solare che funziona come tutti gli altri pannelli, non ha nulla di particolare. Particolare invece è il suo modo di sfruttamento. L'errore più comune che sino oggi si è commesso quando si parla di sfruttamento di energia solare è quello di pensare a potenze dell'ordine di qualche migliaio di watt. Chiaro che per raggiungere queste potenze bisogna spendere cifre che non sono alla portata di tutti, ma in questa puntata vorrei offrire un esempio a tutti i telespettatori. Poniamo ad avere una casa con giardino, come quello che ora stiamo vedendo, dove questo sistema sta funzionando perfettamente bene ormai da svariati mesi. Poniamo ad avere una casa con un giardino di 3-4 mila metri quadri. Vogliamo illuminarlo a giorno durante le ore notturne. Beh, amici telespettatori, non mi crederete. Quello che vi sto dicendo è l'esatta verità. Abbiamo sperimentato il sistema per parecchi mesi in questo parco prima di poterne dare notizia ufficiale e di poter offrire a tutti quanti la possibilità di godere di questi nuovi sistemi. Il segreto per il successo di un sistema di sfruttamento dell'energia alternativa non stava nei pannelli solari, ma negli utilizzatori, ovvero nelle lampade. Ecco, quelle che ora stiamo vedendo sono degli esempi di lampade che utilizzano appunto il principio LED, lampade che consumano pochissimo, lampade con cui potrete illuminare interi ambienti consumando pochissimo. E soltanto consumando pochissimo è possibile oggi realizzare un impianto a bassissimo costo. Parliamo di cifre. Un impianto solare
che riesca ad illuminare un giardino di un paio di migliaia di metri, amici telespettatori, può anche non superare la modestissima cifra di 1.500-2.000 euro. Quindi oggi un impianto di illuminazione è assolutamente alla portata di tutti. Ma ritengo che i pochi minuti a me a disposizione non siano stati sufficienti per farvi capire l'importanza di questi sistemi, quindi invito tutti quanti a volersi collegare con la nostra redazione di Torino, di cui ora state leggendo il numero. Chiamate l'ingegner Andrea Limoncello, il quale sicuramente meglio di me vi darà tutte quelle informazioni che vi consentiranno di capire quanto importante sia un impianto di sfruttamento di questa energia naturale. E attraverso questo impianto potremo illuminare la casa, il giardino, tutto quello che vorremmo. Dimenticavo una nota molto importante, che questi sistemi di sfruttamento e quindi di illuminazione hanno anche un'altra caratteristica veramente straordinaria. La vita media di una lampada con sistema LED oscilla tra 5.000 e 10.000 ore. Nessun commento, amici telespettatori, riuscirete sicuramente a capire l'importanza di questo sistema. Chiamate immediatamente e ponete tutti i quesiti che vi saranno indispensabili per poter decidere quando e come realizzare il vostro impianto di energia solare. I consigli di Paolo Pecora. Attualità, spettacolo, ricerca in un programma di Paolo e Ivan Pecora. Un appuntamento da non perdere.